Ciao ragazzi, qua ZV, bentornati sul mio canale, bentornati nella nostra carriera allenatore. Quest'oggi ragazzi, super big match. Quest'oggi capiamo se arriveremo primi nel girone di Champions League o secondi nel girone di Champions League. Sta di fatto che siamo comunque agli ottavi. Ovviamente ragazzi, cerchiamo di arrivare primi. Allora, abbiamo un paio di partite da simulare perché abbiamo il Lorient che appunto simuliamo contro il Marsiglia, giochiamo contro il Lens, simuliamo e contro il Barça giochiamo. Quindi ragazzi, oggi 4 partite, speriamo che non ci si infortuni nessuno. Facciamo subito una simulazione veloce, però cambiamo la formazione perché comunque erano praticamente quasi tutti stanchi i ragazzi. Facciamo giocare un pochino gli altri. Cambio modulo, tra l'altro 4-2-3-1, il Lorient è ultimo, quindi speriamo di far bene. 3-1, segna Kokorin, segna il Shaarawy e addirittura doppietta di Kokorin che è tornato nel prime. È ufficialmente tornato nel prime Kokorin, raga. Cioè, incredibile sto giocatore. È partito malissimo come il primo anno e poi si è rifatto. Si è rifatto. Grande Kokorin, che gli dobbiamo dire, raga? Ma che gli dobbiamo dire? E adesso c'è il Marsiglia. Romero è felice, siamo sempre a più 2 dal Monaco, il Paris Saint-Germain rimane a meno 10, però ragazzi, stiamo attenti, cioè non fossilizziamoci sui numeri. Marsiglia che tra l'altro non sta nemmeno facendo benissimo, però non mi fido a simulare. Potrei simulare la partita e poi nel caso entro, ma sì, dai, famo così, raga, famo così, simuliamo e vediamo, perché comunque il Marsiglia non è messo molto bene in campionato. Vediamo, mi piacerebbe giocare contro il Marsiglia, però se i ragazzi dovessero comunque continuare a vincere, ma è meglio per noi, no? Voi che dite? Cioè, più che altro una partitina o almeno 45 minuti me li voglio fare lo stesso prima di giocare contro il Barcellona, perché altrimenti, raga, non è tanto facile giocare contro il Barcellona una partita secca di Champions League, sapendo che è la prima partita del giorno che faccio, perché raga, lo sapete che io gioco a FIFA solo quando devo registrare la carriera. Quindi non è che non è facile, insomma, la prima partita a giocare. Lo sapete anche voi, siete anche voi giocatori di FIFA. Comunque, il Marsiglia infatti sta tenendo molto bene il pallone, ma Kokorin scatenatissimo. La recupera a centrocampo, si fa tutto il campo, la mette dentro. Mamma mia, Alexander Kokorin è tornato, il bomber galeotto. Xavi Simons per il Shaarawy, va a cercare ancora Xavi Simons, fermato. Adesso Rongier per Obriand, per Frattesi e Shaarawy, Xavi Simons, scusate, il Shaarawy, Frattesi, Kokorin può andare al tiro, va al tiro ma il pallone carambola su Briand e poi Frattesi la perde, capitan futuro. Quindi il Marsiglia fa girare la palla, ragazzi, al 45esimo penso di entrare, anche se il risultato dovesse essere un risultato positivo o comunque un pareggio, perché ho voglia di giocare e come vi ho detto, poi contro il Lens in teoria simuliamo, quindi 45 minuti me li voglio fare qui contro il Marsiglia. Politano per Kokorin, Kokorin punta l'uovo, non la perde, incredibile Kokorin, il Shaarawy adesso può andare anche al tiro! Stefan! E il Shaarawy al 27esimo, 1-0 Monza! Grande Stefanino, grandi ragazzi. Poi Politano per Xavi Simons. È un grandissimo Monza, raga. Xavi Simons ancora per Stefano Elsharaui. Ancora Xavi Simons. Dalla per Briand. Spinazzola, Kokorin, Spinazzola ancora. Dentro per Davino Frattesi. Briand, cos'è? Ui, dov'è? Fuori gioco. Mamma, Briand, raga. 90 di overall. Boh, non lo so dove li abbia questi 90 di overall. Comunque, ottimo intervento di Quaresma. Allora il Shaarawy per Kokorin va a cercare ancora il Shaarawy, anzi no, va da Politano, ma era in fuorigioco. Infatti per questo io pensavo andasse dal Shaarawy, perché era nettamente in fuorigioco Politano. Occhio però al Marsiglia, ma Quaresma fa un ottimo intervento. Adesso Xavi Simons, sempre per Kokorin, e il Shaarawy la fa passare Briand, Frattesi, Xavi Simons, ancora Capitan Futuro Frattesi, allarga per Spinazzola, e il Shaarawy perde il possesso della palla, 44esimo, ragazzi, ultima azione, poi finirà il primo tempo, e raga, entro io in campo, grande Quaresma, sta facendo la partita della vita, si entra in campo, giochiamoci questo secondo tempo. Speriamo di far bene, dai. Comunque El Shaarawy già ha pucciato la palla in rete, quindi ci ha facilitato un pochino il nostro compito di portare a casa i 3 punti contro un Marsiglia che pensavo potesse far meglio, però insomma ragazzi, è sempre il Marsiglia. Politano, la posizione è regolarissima. Allora Politano va a cercare El Shaarawy, rocchia
però riesce a metterci il piede. E allora Stefan va dalla bandierina a cercare Kokorin che stava colpendo. Paco Alcacer in partenza dal Lione. Può essere un buon giocatore, ragazzi, perché quando fanno queste frecciatine poi vanno via a una cifra ridicola. Chavissimo, intanto ancora per il faraone Stefan. Vuole la doppietta. Non lo so cosa abbia fatto. Guaye dentro Adams. Quaresma! Mamma che giocata di Quaresma! Fra, ma sei impazzito in questo match! Top player Quaresma! Beh, del resto c'ha 82 di overall, ha quasi raggiunto Luperto. Ed è ancora giovanissimo, può crescere tantissimo ancora. Dunque, stanno attaccando, Camara. Camara la skill! Qua ha fatto un gol, raga, che... cioè, io posso veramente soltanto fargli i complimenti. Anzi, lui mi piacerebbe molto al Monza. Camara è un buonissimo difensore che appunto ha anche le doti tecniche per fare il mediano. Qui l'abbiamo visto, regà, cioè imprendibile per Radu, ma tra l'altro ha fatto una skill che, cioè, Ronaldinho togliti proprio. Uno pari, Frattesi per Xavi Simons che aspetta Kokorin. Kokorin deve incrociare e lo fa e porta subito di nuovo il Monza in vantaggio. Il bomber Galeotto col solito pugno alla bandierina, 2-1 subito. Assist di Xavi Simons, gol di Kokorin. L'abbiamo già vista spesso questa combinazione. È il 13° gol in Ligue 1. No, 12, scusami, Adesso mo famo pure il 13 però. Poi ragazzi, ovviamente contro il Lens cercherò di far giocare un po' di seconde linee, perché voglio la squadra carica a pallettoni per il match contro il Barcellona. Ma vi immaginate passare primi nel girone, in un girone con Benfica e Barcellona, al primo anno in Champions League? Ma dai, ma di che stiamo a parlare, raga? El Shaarawy porta palla, Kokorin si fa vedere, infatti El Shaarawy gliela dà. Kokorin la tiene e però non riesce ad allargare. Frattesi per Briand, che può andare a chiudere questa partita con la sua velocità. Briand è velocissimo e scatta via. Mamma quanto è diventato veloce Briand, come se non lo fosse prima, ragazzi. Cheat Briand, tutto dentro. Kokorin, il bomber Galeotto, eccolo il 13° gol. 13-1-3 del Monza in casa del Marsiglia. Ma grande azione di Briand, scatta sulla fascia, la mette dentro, tesa per Kokorin che anticipa bene l'avversario. 3-1. Adesso c'è spazio anche per Julian Draxler, per uno stanco Stefan El Shaarawy. Fabio, l'altra volta abbiamo beccato Rafael al Benfica, e adesso Fabio. Vediamo se li riconoscete. Questi qui soltanto i veri amanti del calcio li conoscono. Rafael e Fabio, soltanto i veri amanti del calcio li conoscono. 88esimo, Xavi Simons per capitan futuro Danielino Frattesi. Frattesi, buon inizio per Julian Draxler, appena entrato. Julian Draxler deve incrociare. Holy shit, che gol che ha fatto. Madonna, che gol che ha fatto Julian Draxler. Malla, mamma peppa mia. E la che gol che ha fatto, raga. Ah, veramente, mo lo voglio rivedere, Minchia, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo un gol del genere di piede debole di Julian Draxler. Faccia Rucaz, che gol che hai fatto. Seconda palla in Ligue 1, entra e spacca. Vabbè, adesso tanto giocherà contro il Lens nella partita pre-Barsa. Comunque raga, 4-1 in casa del Marsiglia. Si vola! Più 4 dal Monaco, ragazzi. E continuiamo a fare bene. Allora Romero, ma che cavolo vuoi? Cioè, non sei chiave, sei importante. Ti faccio giocare, stai giocando da Dio, lo so. Però comunque non c'è bisogno di far così. Adesso ti faccio giocare contro il Lens. Allora fatemi sistemare un po' la formazione per questo match. Allora chi avevo... ah, c'è Vasquez ovviamente da inserire. Vasquez andrà qui con Draxler. No, El Shaarawy va in panca. Da questa parte ci possiamo mettere... Famo così ragazzi. Ecco qui, Bafunta e Colpani. Forse un attacco un po' sterile, però queste qui sono le seconde linee. E poi ragazzi, praticamente tutti, gli metto dentro anche Stolarski, sono tutti i giocatori per il turnover. Infatti ho tanta paura
di perdere, però mi affido ai giocatori più esperti come Colombo, Draxler, Maldini e Lucas Vázquez, che comunque possono aiutarci alla vittoria in casa contro uno scarsetto Lens. Simulo così, speriamo bene ragazzi. Infatti, immaginavo, ho fatto troppo turnover, ho sbagliato ragazzi. Cioè però cazzo, comunque ce l'avevo gli overall importanti, su, ce l'avevo gli overall importanti raga, ce l'avevo gli overall importanti. Però rimaniamo comunque primi, ma il match di Champions League contro il Barça era troppo importante per fare comunque, per far giocare tutti i titolari. Non potevo raga, non potevo, state tranquilli che il campionato poi avrà il suo giusto percorso e comunque siamo comunque primi. Ma ragazzi, adesso c'è il match che stavamo aspettando, Monza-Barcellona. Tra l'altro Benfica in Europa League, Başakşehir che anche se dovesse vincere rimarrà comunque ultimo. Ragazzi miei, siamo in casa, ho fatto riposare tutti i migliori giocatori per questa partita, per questo momento. Van de Beek, trequartista, mi sa che ha cambiato formazione il Barça. Trincaus, Mandembele, Pjanic, Milinkovic-Savic, bella formazione raga, abbiamo fatto tanta fatica all'andata, ma non quanto ci potessimo aspettare. Secondo me invece adesso questi qui saranno veramente arrabbiati, però dobbiamo tenere raga, sono queste le partite che ci faranno crescere come squadra. Inquadrato, capitan futuro Frattesi. Arara, ragazzi miei, sotto la pioggia, è sempre che piove qua. È Monza, è proprio Monza, eh. Regà, Monza FC Barcellona. Luperto capitano da una parte, Pjanic dall'altra, Radu, Ter Stegen. Non c'è Messi, però ci sono tantissimi giovani che sono cresciuti tanto in questa carriera. Inquadrato Briand, che tra l'altro può fare la differenza. C'è un Cochrane tornato nel suo prime, ma soprattutto c'è un Monza primo nel girone che vuole continuare a stupire, e c'è un Monza che al Camp Nou se ne è uscito vincendo 1-0 e tenendo pure la porta inviolata. Subito Politano va lunghissimo da Cocori. Oh, come ha fatto a colpirlo Cocori, raga? Dai, qui dobbiamo già smettere di parlare di altre cose, dobbiamo parlare del campo con Politano che la recupera ed è subito un 1-2 con Efti. E allora Politano, c'è Cochrane che però non taglia bene, Alessandro rischia. Xavi Simons, Stefan marcato da Sergej Milinkovic-Savic, ma Frattesi dentro per El Shaarawy che anticipa Stefan dopo 9 minuti. Difesa del Barça in bambola totale, il faraone quest'anno sta segnando come un malandrino, segna sempre El Shaarawy quest'anno regà, è diventato 82 di overall e sta diventando una bestia. Assist di Frattesi, ma qui era difficile, cioè comunque quello lì è Upamecano ragazzi, eh, è Upamecano non normale nel 2023 quasi 24. Immaginatevi un Upamecano nel 2024 quanto possa avere di overall e di fisico e di velocità. Ed El Shaarawy è riuscito a raga, non ho più parole, dai, non ho più parole per questo Monza. Eccolo Politano, buono così. Xavi Simons, c'è ancora Cochrane che si fa vedere, ancora Cochrane, regà, Cochrane per Stefan, mamma mia l'inglese, Grimaldo, Ter Stegen, rischi al Barcellona, eh? Lo stiamo aggredendo, pressing totale, nella metà campo del Barça, non vengono fuori, non superano il centrocampo. Van de Beek contro Spinazzola, Spina, su a far ripartire il contropiede con Briand ovviamente brucia in velocità Pjanic, Briand aspetta qualcuno in mezzo, Briand, c'è El Shaarawy, Briand lo vede, Stefan, El Shaarawy al 25esimo, esultanza alla Cochrane, doppietta di Stefanino, il faraone, 2-0. Occhio però adesso al Barça, Milinkovic dentro, Quaresma che anticipa Lukaku e poi Efti di fisico tiene botta su Sergej Milinkovic-Savic, non il primo che passa in strada, e poi Politano addirittura brucia Grimaldo, un altro che non passa per strada, ancora Politano, le skill, Grimaldo ci mette il piede ma la mezz'ora di gioco
sul 2-0, siamo qui che attacchiamo. Xavi Simons lasciato completamente libero, il piccolo Gullit. Ancora Xavi Simons contro Grimaldo, è una bestia Xavi Simons. Allora Hefty dentro per Kokorin, che colpisce però, deviazione. Oh, è buonissimo, Politano, Politano lanciato a rete per il 3-0. Matteo deve incrociare di destro, invece va con la botta di piede debole, peccato, è andato di piede debole, raga, però comunque, cioè, ma di che stiamo parlando? Barcellona ridicolizzato, tranne qui Trincao che mi ha fatto un sombrero gigantesco su Spinazzola, ma comunque siamo 2-0 a fine primo tempo. Van de Beek adesso cerchiamo di non farlo passare perché è un ottimo trequartista, Quaresma infatti lo sa e va a pressare anche su Grimaldo che potrebbe andare un traversone, però Lukaku è esterno e tra l'altro la partita è finita, l'arbitro non fischia, Grimaldo, Van de Beek, era un minuto di recupero, siamo già a 4, l'arbitro ancora non fischia, Van de Beek, sempre Grimaldo, grazie. Miralem Pjanic allarga per Ousmane Dembélé, è appena iniziato il secondo tempo, Dembélé luperto di testa e poi capitan futuro Frattesi. Va da Briand che ha una prateria. Briand punta Alexandro. Briand, i giochetti di Briand che destano un po' l'attenzione. E allora ancora Briand decide di fare tutto solo. Briand buono adesso per Frattesi. Frattesi, c'è Stefan per la tripletta contro il Barça. Oddio, oddio, Stefan El Shaarawy, tripletta contro il Barça col cucchiaio a Ter Stegen. Assist di Frattesi, cucchiaino a Ter Stegen e vatti a piar te delle 5. Cucchiaino a Ter Stegen. E il Shaarawy non se la dimentica più questa partita. Tripletta al Barcellona. Stefan porta palla, c'è ancora Briand, li vogliamo ridicolizzare, raga. Briand contro Pamecano. Briand lo lascia lì. Madonna, raga, ma che sta succedendo? Ma sto Barcellona è peggio del Barcellona nella vita reale in questo momento, 4-0. Briand che umilia Upamecano. Porca puttain. Porca miseriaccia, raga. Porca miseriaccia. 4-0. Difficoltà estrema, senza slides, senza niente. Più di così non si può fare. Cioè, raga, non lo so, che devo dirvi? E poi dite che FIFA non è realistico. Barcellona che perde 3-0 contro la Juve, Barcellona che perde 4-0, se non di più, contro il Monza. E anzi, io voglio di più. Xavi Simons, Frattesi, c'è Briand. Eccolo, c'è anche Kokorin che non è ancora entrato nel tabellino. E infatti Kokorin però dentro per Briand che fa così, fa così, fa così Briand. Ousmane Dembélé adesso per Lukaku, ma dov'hai? Ma dov'hai? Ma dove vai? Xavi Simons per Stefan. Stefan, non gli basta la tripletta. Stefan, vabbè, minchia, non gli bastava manco la tripletta. Occhio, Sergej Milinkovic-Savic, Lukaku, Luperto, Xavi Simons. Ancora, guardate quanti spazi lascia sto Barcellona. El Shaarawy è stanchissimo. Famo il cambio, vabbè, 8 minuti alla fine, dai, giocatela tutta. Siamo stanchissimi, però ragazzi, 4-0 al Barça, primi nel girone di Champions League. E domani scopriremo chi affronteremo agli ottavi. Ragazzi, occhio, no, non prendiamo gol, è sempre sul primo palo Radu, maledetto. Sempre sul primo palo, te ne prendessi una sull'altro palo, direi anche, vabbè, può starci. Ma un cazzo, una parata non la fai. I gol sul primo palo li prendi. 82 di oro. Boh. Ma dove minchia fa? Boh. Cioè, una parata, vi giuro, da Radu non l'ho vista io ancora. Frattesi, comunque. Volevo la clean sheet. Peccato. Però c'è Briand qui che punta l'uomo e prova ad andare via. Ousmane Dembélé. Ci guadagniamo un corner. Fuori Xavi Simons, dentro Draxler. Un po' di cambi a random, così a buffo. Ma in mezzo che ci vuole pure il gol dei Kokorin. Ci vuole. Palla che rimane lì. Draxler, no. Due di recupero, raga, serviva l'impresa, non abbiamo fatto un'impresa, abbiamo fatto un'impresa titanica. Primi nel girone di Champions League, quattro scoppole, tra cui tre di Stefan El Shaarawy, ma non se lo dimenticano più, raga, non se lo dimenticano più a Barcellona El Shaarawy. Primi
nel girone di Champions League e primi in campionato. Questo è il Monza, ci vediamo domani. Però a noi non ci frega niente, regà, domani scopriamo contro chi andremo agli ottavi. Mamma mia regà, tra l'altro domani c'è anche il big match contro il Monaco. Se dovessimo perdere ci supererebbe in classifica. Tra l'altro il Paris Saint Germain ha recuperato. Alla faccia che partite, alla faccia che partite. A domani.